I sogni diventano realtà. Giuseppe servì bene Potifar. La moglie di Potifar voleva che Giuseppe peccasse contro Dio. Giuseppe si rifiutò. Perciò lei mentì contro di lui. Potifar le credette e Giuseppe fu gettato in prigione. In prigione, Giuseppe incontrò due servi del faraone. Tutti e due avevano fatto un sogno e Dio mostrò a Giuseppe il significato. La spiegazione di Giuseppe si realizzò. Il coppiere venne rilasciato, mentre il panettiere fu impiccato. Due anni dopo, il faraone fece due sogni che lo sconvolsero. Il coppiere si ricordò di ciò che Giuseppe aveva fatto per lui e lo disse al faraone. Allora il faraone mandò a prendere Giuseppe e gli raccontò i suoi sogni. Dio mostrò a Giuseppe il significato dei sogni del faraone. Per 7 anni ci sarà molto cibo, disse Giuseppe. Quindi mettetelo da parte perché seguiranno 7 anni di carestia. Il faraone fu impressionato dalla saggezza di Giuseppe. Mise Giuseppe a capo di tutto l'immagazzinamento del cibo. Oltre al faraone, nessuno in Egitto era tanto potente quanto Giuseppe. I fratelli di Giuseppe vennero in Egitto per comprare del cibo. Si inchinarono davanti a Giuseppe, ma non lo riconobbero. Quando egli vide che erano cambiati, svelò loro chi fosse. I fratelli rimasero terrorizzati. «Voi volevate farmi del male», disse Giuseppe. «Ma Dio lo ha usato per il bene. Portate tutta la nostra famiglia in Egitto. Avremo da mangiare in abbondanza».